E ci crediamo. Adesso volete recitare Credo? No, va bene. Comunque ci crediamo tutti e volevo dirvi una cosa, grazie per questo premio, a parte gli scherzi, ho scherzato per non tradire l'emozione. Ricevere un premio fa sempre piacere, riceverlo in una città come Civitavecchia, che è conosciuta per tante cose, ha un porto importantissimo, e quindi mi fa piacere, soprattutto mi fa piacere ricevere un premio da parte vostra, perché io credo che se non avessimo voi che ci volete bene, anche la signora Posi credo che sia d'accordo con me, noi non saremmo nessuno, noi dovremmo sempre dire grazie a voi che ci volete bene, perché chi fa il mio mestiere senza il pubblico che gli vuole bene, che lo segue, noi non saremmo esattamente nessuno, quindi vi ringrazio. Facciamo noi l'applauso a lui. Vi ringrazio, facciamo noi l'applauso a lui. E io faccio questo lavoro da 40 anni, è vero, e ne sono contento, è la mia vita, il mio lavoro è la mia vita, io sono fortunato perché quando vado a lavorare sono felice di andare a lavorare. Probabilmente non hanno capito che mi pagano per fare un lavoro che io farei gratis, ma non diteglielo perché poi non se ne approfittano. Però quando io ho scritto una cosa su di me, sulla mia vita, io ho scritto io che mi chiudo in casa, io che mi vergogno, io che amo la pioggia, che adoro i temporali, che mi commuovono i vecchi, che voglio bene agli animali, finisce dicendo io, purtroppo io, su tutto quello che ho saputo fare. Ma questo io voglio che sia l'unico io della vita mia.